È un rischio comprare un Audi S3 con oltre 220.000 km? Beh, io l'ho voluto scoprire sulla mia pelle acquistandone una. Ho acquistato un S3, la 8P, quindi la seconda generazione, con cambio manuale circa 3 mesi fa. Ed è un'auto sulla quale sto facendo molti contenuti. Noi abbiamo tirato giù tutti i pannelli porta quando abbiamo rifatto gli interni della macchina con Michele, che è un esperto che apre macchine di tutti i tipi, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, eccetera, eccetera, e mi dice, caspita, come erano costruite bene le Audi di quegli anni. Lì. A proposito, ragazzi, cliccate il tastino segui così potete ascoltare tutte le minchiate che racconto. Nel caso specifico di questa S3, dovete considerare che è del 2007, quindi ha 17 anni, e in questi 17 anni ha fatto 19 tagliandi, quelli che sono registrati sul libretto. Io ne ho fatto uno in più quando l'ho presa per avere un extra scrupolo, e poi la maggior parte di essi sono stati fatti in casa madre. Che ti dico, la prima volta che ci sono salito, ed è importante infatti salire sulle macchine prima di comprarle, ho sentito che la macchina non aveva scricchioli, era ordinata, era composta, era silenziosa. L'ho portata anche, non posso dire la velocità, è un'autostrada, ma sono andato oltre il limite di velocità e non faceva, non aveva spifferi. Ok, già quello è un altro segno che la macchina comunque non ha preso botte. Sai, a volte quando prendi botte la cassa si piega un po' e le guarnizioni non sono più perfettamente adiacenti, di conseguenza la macchina potrebbe generare degli spifferi ad alte velocità. Ecco, questa non ne ha assolutamente. In più la frizione, il cambio, il volante in mano sono tutti quei piccoli segnali che ti fanno capire che questa macchina è stata tenuta in maniera maniacale. Parliamo del motore, tira sempre tutte le marce, va forte, fa esattamente la stessa velocità che vedo dei vecchi video che vennero prodotti nel 2007 delle Audi S3, suona bene, funziona bene. Di conseguenza ti dico che questo motore va fortissimo ancora nonostante i suoi 220.000 km. Quindi la risposta è: non abbiate paura, a patto che sapete come controllare una macchina, sappiate che nessuno di noi ha la palla di vetro e comunque prima o poi si rompono tutte. Però se la domanda è, come quella che mi avete fatto in posta privata, sono troppi 220.000 km per un'auto, per un S3? La risposta è no. Se è stata tenuta nel modo in cui è stata tenuta la mia, e vi farò vedere la prova su strada perché a breve uscirà il video completo, vi posso assicurare che la macchina si porta dietro questi 17 anni come se fossero due. Non abbiate paura a comprare macchine che hanno oltre 100, oltre 200.000 km, a patto che siano state tenute bene.